Ben ritrovati a linea diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Oggi abbiamo il piacere di ritrovarci e confrontarci con l'avvocato matrimonialista Rossella Angiolini. Ben ritrovata, avvocato, che sempre ci dà risposte puntuali e ora la stimoliamo subito su uno dei temi caldi del momento, fra cui peraltro Rossella proprio ci aveva informato per prima, il tema dell'arrivo finalmente del divorzio breve. Però andando ad approfondire, avvocato, si scopre che da più parte, almeno sì, così si dice, che non è così semplice poi questo divorzio breve. No. Ce lo vuole spiegare? È vero, non è così semplice perché poi diciamo la procedura resta sempre la stessa. Diciamo il vantaggio è che si può iniziare un divorzio, quindi la procedura per il divorzio, non più dopo 3 anni ma dopo 6 mesi se è stata una separazione consensuale o dopo 1 anno se è una separazione giudiziale. Però nel momento stesso in cui maturano i 6 mesi o l'anno, se i coniugi si trovano d'accordo, si fa un divorzio congiunto e allora lì veramente devo dire che c'è un risparmio di tempo enorme. Se invece si intraprende un divorzio giudiziale, poi che cosa succede? È vero che la coppia con una sentenza del tribunale scioglie il matrimonio, quindi volendo, se si vogliono risposare, ricreare una famiglia, lo vogliono fare. Ma poi per tutte le altre questioni economiche, collocazione dei figli, eccetera, eccetera, rimane una procedura né più né meno come era prima, che dura naturalmente nel tempo. Diciamo che invece che iniziare dopo i 3 anni canonici, si inizia dopo 1 anno o dopo i 6 mesi, questo ovviamente c'è un risparmio, però in realtà c'è un risparmio di tempo inizialmente, ma non dopo, perché le cause poi, se sono giudiziali, durano tutte uguali, non è che cambi assolutamente nulla. Diciamo ciò che è stato tratto in inganno, oltre che il discorso del divorzio breve, riguarda più che altro la negoziazione assistita. Cioè? Perché la negoziazione assistita prevede per i coniugi che si separano di non andare in tribunale, nel senso che l'accordo viene stipulato tra le parti e gli avvocati, viene depositato in cancelleria e viene trasmesso al pubblico ministero. Il pubblico ministero deve fare un controllo in relazione ai figli, cioè alla collocazione dei figli, alle modalità di visita, all'assegno di mantenimento per loro. Perché se il pubblico ministero ritiene che non siano nell'interesse dei bambini, questo rispedisce il ricorso al giudice ordinario. E allora la coppia allora si è lunga. Quindi, certo. Ma anche se questo non succede, che il pubblico ministero accoglie, diciamo, queste condizioni e le reputa giuste, però in realtà i tempi sono gli stessi, cioè si potrà risparmiare alla coppia il trauma, chiamiamolo così, di dover andare davanti ad un giudice, mentre possono fare questo accordo tramite avvocati. Però non è che si sveltisce o che si semplifica, i tempi più o meno sono sempre gli stessi. E devo dire questo, che ma allora questa grande rivoluzione? Questa grande rivoluzione, diciamo, sono delle possibilità che il legislatore ha voluto dare alle coppie che si separano, come ad esempio la possibilità per chi non ha figli, minorenni o economicamente non indipendenti, o chi e che si mantengono da sé, insomma sono economicamente indipendenti e quindi non hanno bisogno di particolari questioni, possono andare in comune presso l'ufficiale dello stato civile per fare questa separazione. Dicono le loro condizioni, redigono il verbale. È molto più semplice senza figli, insomma. Però sarà l'1% che hanno o non hanno figli o hanno figli economicamente indipendenti e non devono avere da dividere nulla tra di loro. Cioè ognuno si mantiene da sé, quindi non ci deve essere trasferimenti di soldi. Capisci Maddalena che nella percentuale di coppie sposate che si separano questa è una minima parte. Allora, senti Rossella, c'è una signora che non ci spiega il suo stato, ovvero se è traditrice o tradita, però ci chiede per quali motivi si tradisce. È interessante perché questo riguarda sia gli uomini ma anche tante donne. Sì. Allora, quali sono i motivi? Dunque, al giorno... Tu che insomma ne hai viste tante. Al giorno d'oggi devo dire la verità, quando sento dire gli uomini tradiscono più delle donne non è vero. Assolutamente, perché oggi c'è un'apertura, anche giusta tutto sommato, un'apertura mentale, una libertà che per gli uomini è né più né meno come per le donne, quindi non ci sono più i legami che ci sono di una volta, quindi c'è molta più libertà, anche c'è più presa di coscienza di se stessa, un'autonomia nel proprio lavoro, l'autonomia economica, quindi giustamente una donna ci dice ma chi me lo fa fare, di dover sopportare, trova un altro affetto e si dedica ovviamente a un altro affetto, direi che succedono spesso. Perché si tradisce? Dunque il tradimento, Maddalena, è la causa scatenante
nel 90% dei casi della separazione, ma quando uno dei due coniugi o conviventi arrivano a tradire, il tradimento è il finale di un percorso di incomprensioni, di disagi che è già iniziato. Perché una coppia che va assolutamente d'accordo non è che dalla mattina alla sera si scopre il tradimento, certo. Non ha motivo di tradire. Quindi il tradimento è il fatto scatenante, quello eclatante, che non permette solitamente più di stare insieme. Però non è l'inizio, è la finale di un percorso di disagio e di difficoltà che hanno i coniugi, che può derivare da incomprensioni. Oggi nessuno ha più il tempo di parlare. Da egoismo, perché ovviamente non è che siamo tanto propensi a sopportare l'altro, ad ascoltare le difficoltà economiche, perché stanno diventando un motivo determinante anche le difficoltà economiche di discussioni e di liti. E quindi piano piano quello che non si trova più nell'altro, è ovvio che sia l'uno o l'altro hanno la possibilità, cioè di rivolgersi al di fuori della famiglia e ritrovare in un'altra persona magari quella comprensione e diciamo anche quella serenità che nell'ambito della famiglia non trovano. Quindi quando sentite il tradimento è stato un matrimonio perfetto, no, il matrimonio non è perfetto. Anche Maddalena, e questo è un difetto più di noi donne, spesso non vogliamo vedere. È vero. Capito? E allora a volte a me vengono dalle signore e mi dicono: ma è un matrimonio perfetto. Però se poi dopo andiamo ad analizzare tutto quello che c'è stato prima, allora viene fuori che da tanti comportamenti, da tanti atteggiamenti che non si sono voluti vedere, se invece si osservavano meglio si poteva capire che c'era una crisi in essere. Senti Rossella, c'è quella canzone di Fiorella Mannoia che dice quello che le donne non dicono, ma sì, quello che gli uomini non dicono, ecco, perché magari è più facile per una donna o più naturale dire ho un disagio, sì, mi sono innamorata, ti tradisco, sì, ti saluto. Un uomo tende a voler sempre, oppure più facilmente, tenere un piede su due statte, anzi non vuole essere scoperto, e se viene scoperto fa di tutto per rimanere nella, certo, famiglia. Perché l'uomo, e mi scusino gli uomini che ci stanno ascoltando, faccio un discorso in generale, poi ci sono anche le eccezioni, solitamente è più egoista perché è meno indipendente rispetto ad una donna. Quindi il fatto, come mi dicono a volte delle signore, ma guardi, ma il mio marito non ha interesse a separarsi, non si vuole separare. Certo, dico io, perché un uomo che dice non mi separo perché ha la comodità di avere una casa, di avere una famiglia, chi pensa a lui, chi la accudisce, e il parco giochi. Quindi interrompere, chiudere, modificare questa situazione di comodo che è la famiglia, a un uomo fa più paura perché ha meno indipendenza personale rispetto a una donna no. Quindi deriva poi anche da una mentalità ormai che insomma per modificarla ci vorranno ancora tanto tempo, però solitamente è un fattore egoistico. Una donna quando chiude sentimentalmente chiude. Un uomo no, mantiene sempre diciamo quella parte di egoismo per cui dice io in famiglia sto bene, tutto sommato c'è figlioli, la moglie, quando torna a casa c'ho chi ha preparato la cena, perché poi stringi Maddalena, è questo, c'è chi mi fa il cambio di stagione, mentre la donna dice no, io non l'accetto, non mi sta bene, e quindi, e poi c'è anche un altro fattore. Ripeto, io parlo sempre in generale, chiaro, perché poi ci sono anche le eccezioni. Una donna per la nostra costituzione è più coinvolta sentimentalmente ed emotivamente in una relazione. Quindi, ripeto, a meno che ci siamo, a volte capita anche queste più giovani, diceva è un diversivo, ripeto, in questo uomini e donne, specialmente la generazione ultima è così, però diciamo una donna solitamente prima di fare un passo del genere ha un coinvolgimento affettivo, non c'è niente da fare. L'uomo la vive in maniera più distaccata. Io nella mia esperienza professionale difficilmente ho trovato un uomo anche che magari una relazione extraconiugale così tanto coinvolto da diciamo prendere delle decisioni. Lo fanno o lo fa subito, o lo fa subito, ecco. O se no, se comincia a dire aspettiamo, vediamo, troviamo, si adagia in questa situazione di comodo e difficilmente ne viene fuori. Insomma, siamo diversi, Maddalena, siamo uguali negli stessi diritti, ma uomo e donna siamo diversi. Gli uomini è vengono inutile da Marte, le donne sì, da Venere. È così. Allora, ci chiede una signora, esiste il risarcimento del danno da parte di un coniuge nei confronti dell'altro per lesione del diritto alla sessualità? Che cosa intenderà questa signora? Che non... Dunque no, sorrido perché... Lesione del diritto alla sessualità, sì, il marito si rifiuta di fare, sì, il proprio, sì, dovere? Sì.
Perché vedi Maddalena, cioè quando nella legge, che, nell'articolo appunto della Costituzione che fa riferimento... Che vale anche per la donna, eh? Certo, quindi si parla di uomo e donna, che fa riferimento alla convivenza tra coniugi, una convivenza materiale e spirituale. Nella convivenza materiale non ci rientra soltanto il fatto di mantenere la famiglia, di preoccuparsi delle esigenze economiche dell'altra, ma c'entra anche tutta una sfera di diritti tra i quali c'è il diritto alla sessualità, che solitamente non viene mai considerato, ma c'è. Ma è un diritto, cioè, alla sessualità, che è un diritto che fa parte della sfera diciamo emotiva, personale di tutti e due i coniugi. Quindi se questo diritto alla sessualità non viene rispettato dall'uno all'altro, la signora ha il diritto di chiedere la separazione, addirittura con addebito di responsabilità, perché il coniuge in questo caso non rispetta uno di quei diritti che sono dei diritti fondamentali del cittadino e quindi anche della, in questo caso della signora, che è il diritto la sessualità, e in più rientra in quella diciamo convivenza matrimoniale, in quella quindi in quella diciamo quell'interesse che ci deve essere, che non deve essere solo materiale ma deve essere anche spirituale. Quindi il diritto alla sessualità è come il diritto al mantenimento, è come il diritto ad avere una casa, cioè tutto rientra tra i diritti che ha nella famiglia e in particolare i diritti che riguardano il coniuge. Secondo te, Rossella, poi andiamo in pausa, le persone sono poco informate sui loro diritti da questo punto di vista, c'è bisogno di più divulgazione? Questo sicuramente sì, benché oggi devo dire che nei media e anche nei giornali spesso insomma si parla di questioni familiari, anche perché sono di grande attualità, però non sono informati. Bisognerebbe, cioè, che indipendentemente poi dalla decisione di separarsi o no altro, o anche addirittura prima o di sposarsi o anche di andare a convivere, perché poi tutto sommato cambia ben poco, certo. Ecco, un'informazione, no? Da un legale o anche in questi diciamo, cioè di solitamente è un legale, diciamo, è legale, via, non è che, però anche a titolo informativo, cioè se una donna o un uomo si informa non vuol dire voler meno bene all'altro, perché c'è ancora questa mentalità, cioè non vuol dire avere meno fiducia. Negli Stati Uniti d'America fanno contratti, i contratti prematrimoniali e qui, non hanno sbagliato. Qui è una cosa aberrante, perché mi dico, ma se si comincia subito con l'informarsi, con fare gli accordi o altro, allora che amore è? E qui si sbaglia, sì, qui c'è l'errore, quella mentalità italiana. Esatto, è anche molto influenza il fatto, certo, che abbiamo la Chiesa qua. È brava, quindi, moltissimo. Tutti, certo, pro e contro, naturalmente non dobbiamo... Allora, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi perché c'è una domanda interessantissima da parte di un giovane gay.